Ciao ragazzi, siamo a Milano al Miss Muletto Day e stiamo aspettando la nostra bellissima Federica. Sarà pure bellissima, ma è ritardataria. Eccola ragazzi. Ciao Virgi. Scusa il ritardo, non sono stata sveglia. Dai, per oggi sei perdonata. Però ti dovrai impegnare per farmi cambiare idea. Ok, va bene. Adesso andiamo su e andiamo a vedere le aspiranti miss. Andiamo, dai. Ok, andiamo. Allora, Fede, ricordi l'anno scorso io come punzecchiavo le miss? Ricordi molto bene, perché ho punzecchiato bene esatto. Anche te. Adesso io a Miss Muletto Day di Roma non potrò essere presente, dovrei fare tutto da sola, dovrai cavartela da sola. Però non ti preoccupare, perché oggi io ti farò vedere come funziona. Va bene. Ok, va bene? Allora, io adesso vado, osservami bene, sì. Perché poi lo dovrai fare. Vai, illustra. Ok, andiamo. Prima cosa, Fede, salutare le miss, fargli vedere chi comanda. Perché Napoli è la sua città preferita? Notare la grandezza con cui è. Amo i napoletani, amo il posto, il mare, il calore che c'è in quella città. Vive Terroni! Questa ragazza c'era anche l'anno scorso, eravamo anche molto amiche, lo siamo tuttora, vero? Ecco, quindi dovrebbe essere più esperta di tutte, insomma, dovrebbe fare un po' da maestra. Piegare le dita. Mi sa che ci vuole un po' di lezione prima. Non penso. Ho adocchiato una tipa che si vuole nascondere, ma che si nasconde io. Andiamo, vai. Lo sapevi, eh? Il viaggio più bello che hai fatto e che vorresti fare, dove e con chi? Egitto con l'ex. Ok, ma quest'anno vai in vacanza, con chi vai, dove ti piacerebbe andare? Amici. Dove? Forte le Marmi. Io spero con tutto il cuore che ci sarai in vacanza durante... Ma a settembre, bravissima. Brava. Ciao, sono Virginia Shay, sono la numero 8, vengo da Pisa. Che numero 8 c'ha? Sono il numero 13, Federica Peso. Cioè, l'anno scorso, mentre stavo facendo il casting, tu mi sei passata davanti e adesso tocca a me. Insomma, che cosa ti hanno chiesto? Allora, mi hanno fatto presentare, poi mi hanno chiesto delle domande che c'erano sul questionario, tipo quali erano i tre desideri che esprimerei al genio della lampada. Mi ha fatto qualche domandina su quei tre desideri e poi mi ha fatto cantare un pezzo di una canzone di Ligabue. Le donne lo sanno che fa? Le donne lo sanno, c'è poco da fare, c'è solo da mettersi in pace col cuore. Bom. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, com'è bello sognare, abbracciato con te. Abbronzatissima, a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Proviamo allora. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Ce l'ho fatta, dai. Allora, lo scopo è questo, la miss deve dire lo scioglilingua alla prima. Perché non c'è una seconda chance. Tagliata fuori. Andiamo. Sotto la panca la capra canta. No, com'è che è? Sopra la panca la capra canta. Sopra... Come, scusa? Sopra la campa la capra campa. Sotto la panca la capra crepa. Sopra la panca la capra crepa. Crepa. No. 33 trentiri. Sopra la panca la capra campa. Sotto la panca la capra crepa. 33 trentini entravano tutti e 33 trotterellando. Bellissimo. 33 trentini entrarono tutte 33 trotterellando. Sotto la panca la capra crepa.
33 trentini entra... non lo so. 33 trentini entrano attento tutti e 33 trellando. Misuretto TV. Dovrei fare benissimo il tuo lavoro perché io ti guarderò su un Mismuretto TV e se non lo avrai fatto bene ti verrò a trovare a Venezia. E va bene, poi mi... E sono botte. Ci vediamo presto a Roma e ci sarò solo io naturalmente, sarò molto più brava di Virginia, vedrete, vi massacrerò per bene. Molto più brava di me è una parolona, perché io sono... Vedrai. Cioè ci vuole, cioè, talento questo. Non è che... Lo farò vedere, lo sfoggerò. C'è chi può, c'è chi non può. Vedrete. Non faccio nomi, adesso ciao.